Tra poco il telegiornale, vi anticipo solo alcuni degli argomenti. Purtroppo dobbiamo aprire ancora una volta dopo quanto accaduto a Parigi con un attacco terroristico. Vi dico un attacco terroristico perché queste sono le parole che sono state usate veramente poco fa dal servizio di sicurezza di Copenaghen, dove questo pomeriggio, nel tardo pomeriggio, poco dopo le 18, si sono uditi degli spari ad un convegno organizzato sull'Islam e dopo appunto un momento di concitazione con questa sparatoria in atto c'è stato un morto e tre feriti. La vittima è un civile, i tre feriti sono tre poliziotti, ma quello che vi devo dire è che a questo incontro, a questo convegno dove si parlava della libertà di parola, della libertà di espressione, era ospite il vignettista Wilkes, uno degli autori delle vignette satiriche su Maometto e probabilmente, a quanto sta emergendo in queste ore, in questi minuti, l'obiettivo era lui. Quindi ancora una volta siamo costretti ad aprire con questa pagina. Poi velocemente vedremo che cosa sta accadendo in Libia, vedremo quali sono le minacce che sono arrivate di fatto al nostro ministro degli esteri Gentiloni per le sue affermazioni rilasciate e che si sono rimbalzate immediatamente attraverso la radio ufficiale dell'ISIS e che ha parlato proprio l'ISIS di Gentiloni di un ministro crociato. E poi ancora naturalmente la pagina della politica, naturalmente per gli esteri vedremo anche che cosa accade in Ucraina dove sta per scatta a mezzanotte di fatto la tregua. E poi che cosa è accaduto in politica questa notte? La maggioranza ha votato tutti gli emendamenti da sola, perché è andata avanti da sola. Sapete che le opposizioni hanno abbandonato l'aula, opposizioni che oggi sono tornate a farsi sentire in testa ai 5 Stelle che hanno detto siamo pronti a dimetterci, hanno fatto un appello alle altre opposizioni e hanno detto dimettetevi insieme a noi così faremo cadere il Parlamento. Poi davvero ci sono moltissime altre notizie nel telegiornale, ancora la cronaca e poi parleremo di economia, adesso un pochino di pubblicità e poi insieme i titoli. Sparatoria a Copenaghen durante un convegno sulla libertà di espressione. Presente a questo convegno Lars Vilks, vignettista svedese, autore di numerose caricature su Maometto, rimasto illeso, un morto e due feriti, è stato un attacco terroristico, dicono i servizi danesi. In Libia le milizie dell'ISIS hanno preso il controllo di Sirte, 450 km ad est di Tripoli, obiettivo dell'avanzata. Pronti a combattere con l'ONU, annuncia il ministro Gentiloni, i jihadisti attaccano un ministro crociato, l'Italia è nostra nemica. Tra poche ore il cessate il fuoco nell'est dell'Ucraina. I separatisti filorussi ribadiscono che gli accordi non riguardano città di Debaltseve, teatro anche oggi di forti combattimenti. La Russia accusa Stati Uniti e Europa, avete distorto l'intesa di Minsk. Dopo la maratona notturna e il voto con l'aula vuota, il governo tira dritto sulle riforme. Avanti tutta, annuncia Renzi, Brunetta ribatte, rimpiangerà l'accordo con Berlusconi, il Movimento 5 Stelle avverte, pronti a dimetterci per far cadere il Parlamento. L'industria italiana perde uno dei suoi grandi protagonisti, è morto a Monte Carlo dopo mesi di malattia, Michele Ferrero, 89 anni, proprietario dell'omonimo gruppo Dolciario, insomma il papà della Nutella. Allora, apriamo con questa notizia. Buonasera, arrivata nelle redazioni intorno alle 18 di questo pomeriggio. Un attacco terroristico, ormai è stato definito con certezza così anche dai servizi di sicurezza. È accaduto a Copenaghen, è accaduto in un luogo dove si stava tenendo un convegno sulla libertà di parola, sulla libertà di espressione. A questo incontro era presente anche il famoso vignettista delle vignette appunto di Maometto e c'è stato un morto tra i civili e tre poliziotti feriti.
Dopo Charlie Hebdo, stavolta il fanatismo islamico colpisce la Danimarca. Una persona è stata uccisa e 3 poliziotti sono rimasti feriti durante una sparatoria nel corso di un convegno pubblico a Copenaghen, al quale partecipava il noto e controverso vignettista svedese Lars Viske. Al dibattito che si occupava del rapporto tra arte e blasfemia presenziava anche il locale ambasciatore francese assieme ad una delle fondatrici del gruppo Femen, le manifestanti a seno nudo. Il diplomatico, il disegnatore e la donna sono illesi. I poliziotti sono stati feriti mentre cercavano di proteggerli. I killer sono fuggiti a bordo di una Volkswagen Polo che poi hanno abbandonato. Si è trattato chiaramente dell'ennesimo tentativo di uccidere Visk, salita alle cronache nel 2007 per aver disegnato delle vignette che ritraevano Maometto come un cane e che scatenarono un putiferio in molti paesi islamici. Per le numerose minacce di morte ricevute, Visk viveva sotto scorta. Al-Qaeda promise $100,000 a chi lo avesse ucciso. Quello che poi sarebbe diventato il califfo dell'ISIS, l'allora sconosciuto al-Baghdadi, annunciò un ulteriore premio se il disegnatore fosse stato sgozzato come un agnello, mentre un'altra taglia veniva offerta per la morte del direttore del giornale locale svedese che pubblicò la vignetta incriminata. Questi appelli sono andati a segno. Nel 2010 7 musulmani, 4 uomini e 3 donne furono arrestati in Irlanda per un presunto complotto per assassinare Visk. 2 anni fa questa donna americana che si faceva chiamare Jihad Jane è stata condannata da un tribunale statunitense a 10 anni di galera per aver messo in piedi un piano per ucciderlo. Il presidente francese Hollande, esprimendo solidarietà alla Danimarca, ha detto che il prima possibile il ministro degli interni Cazeneuve si recherà a Copenaghen. Allora, invece adesso andiamo a vedere che cosa accade in Libia, un'altra situazione estremamente delicata sul campo innanzitutto, ma anche per quello che accade attorno ad alcune dichiarazioni. Alle dichiarazioni del nostro ministro degli esteri Gentiloni, le sue dichiarazioni sono state riprese e rilanciate proprio dalla radio dell'ISIS, radio o speaker che ha definito il ministro degli esteri dell'Italia crociato. Con un ministro crociato l'Italia è un paese nemico. Radio Al-Bayan trasmette da Mosul, roccaforte irachena dell'ISIS, la sua condanna al responsabile della Farnesina, Paolo Gentiloni. L'emittente è la voce del sedicente Stato Islamico e per la prima volta la posizione italiana sulla crisi libica entra nel mirino dell'integralismo islamico più estremo. Ieri la dichiarazione del ministro degli esteri: siamo pronti a combattere in Libia in un quadro di legalità internazionale. Oggi pronta la risposta del califfato jihadista in Iraq, che suona come l'inserimento ufficiale dell'Italia nella lista nera dell'ISIS delle nazioni definite crociate. Ma nel pomeriggio Gentiloni la nostra linea nel caso della crisi libica l'ha ribadita. Qui, di fronte alla minaccia terroristica che cresce a poche ore di navigazione dal nostro paese, io penso che l'Italia debba fare la sua parte. Naturalmente in un quadro di legalità internazionale, in un quadro, in una cornice ONU. Ma in Libia noi non possiamo sottrarci alle nostre responsabilità, punto. Sensibilizzare, sollecitare un intervento internazionale deve diventare allora il compito della politica italiana e il ritardo in questo senso di una linea comune occidentale va colmato al più presto. O si spegne l'incendio o le fiamme divampano con gravi rischi per tutti, la Libia diventi una priorità assoluta, ha dichiarato poi in serata il ministro dell'Interno, Alfano. Sul campo intanto la situazione è in evoluzione continua, puntano verso ovest a Misurata, adesso i miliziani dello Stato Islamico, 400.000 abitanti, terza città libica e soprattutto appena 200 chilometri dalla capitale. Se l'avanzata dovesse proseguire senza ostacoli, in una decina di giorni le forze ISIS potrebbero ritrovarsi alle porte di Tripoli. Per ora cercano di consolidarsi a Sirte, controllano gli hotel trasformati in alloggi militari, l'ospedale e gli uffici governativi. In mattinata una colonna di mezzi diretta al giacimento petrolifero di Al-Zaram, a sud-est del porto, è stata bombardata dall'aviazione regolare libica e domani scade l'ultimatum lanciato contro le milizie locali che hanno finora prosperato nella guerra civile del dopo Gheddafi. Lasciate la città, altrimenti sarà scontro aperto.
E c'è un altro fronte che è strettamente legato a quanto sta accadendo in alcuni paesi, anche in Libia, così come ha sottolineato anche il Premier Renzi. Si tratta del fronte dell'immigrazione, di tutte quelle persone che arrivano nel nostro paese. Il nostro sistema di accoglienza sostanzialmente è al collasso, così dicono anche dalla Fondazione Leone Moressa, segnalando proprio di fatto i numeri, perché a gennaio di quest'anno sono arrivati 3.500 profughi e pensate che questo ha segnato un più 63% dello stesso mese rispetto allo stesso mese del 2014. E poi c'è una disparità tra regione e regione e su tutte c'è la Sicilia. Nuove imbarcazioni pronte a partire, navi di fortuna che verranno riempite fino all'inverosimile da migranti costretti a viaggiare in condizioni disumane sotto la minaccia di armi. L'avanzata dell'ISIS in Libia significa l'esodo di chi è in fuga dalla guerra. A migliaia in queste ore potrebbero lasciare le coste di Tripoli e, complice la fine del maltempo, tentare di attraversare il Mediterraneo per arrivare in Europa. Solo negli ultimi due giorni 13 operazioni di soccorso, 13 SOS lanciati attraverso telefoni satellitari da imbarcazioni in difficoltà da poco partite da una Libia nel caos e raccolti dalla nostra guardia costiera. Ieri 7 imbarcazioni sono state soccorse a nemmeno 50 miglia marine da Tripoli, 700 persone, alcune trasbordate sulla nave Fiorillo, le vedete in queste immagini, e poi portate a Lampedusa, Porto Empedocle e Pozzallo. Oggi il dramma dei migranti non è cambiato, altri 6 gommoni sono stati soccorsi non lontano dalle coste libiche, 600 migranti a bordo e la nave della guardia costiera Peluso insieme a 2 mercantili a prestare soccorso. Al momento non risultano né morti né feriti, mentre la procura di Palermo continua ad indagare sui 300 migranti che risulterebbero dispersi secondo il racconto di alcuni superstiti soccorsi nei giorni scorsi. I numeri sono drammatici: solo nel mese di gennaio le carrette del mare hanno sbarcato sulle coste siciliane quasi 4.000 migranti. Nuovi sbarchi significano anche nuove polemiche politiche, dai timori delle possibili infiltrazioni di terroristi, ipotesi prima ventilata poi smentita anche dal Ministero degli Esteri, alla difficoltà di poter gestire una situazione sempre più esplosiva dopo la fine di Mare Nostrum. Oggi Gentiloni ha parlato anche dell'operazione Triton. Tra lunedì e martedì, ha detto Gentiloni, partirà una richiesta ufficiale dell'Italia all'Unione Europea per chiedere il rafforzamento di Triton, perché spendere solo 3,9 milioni di euro al mese non è accettabile. È impossibile, ha proseguito il ministro, affrontare il problema immigrazione concentrandosi solo sulle ultime 200 miglia. Lo si deve affrontare nei paesi di transito e soprattutto gli interventi non possono non svolgersi nei paesi di origine. Altro paese, altra zona a rischio e soprattutto ad alta tensione in questi giorni, parliamo dell'Ucraina. Questa sera, questa notte, a mezzanotte, di fatto scatterà la tregua. I ribelli dicono: noi la rispetteremo la tregua, ma ovviamente reagiremo se sarà violata. Il presidente ucraino, quello francese e la cancelliera tedesca sono preoccupati per i combattimenti in corso nell'est del paese, in particolare a Debalcevo, strategico nodo ferroviario tra Donetsk e Lugansk, controllate dai filorussi che hanno accerchiato circa 8.000 soldati dell'esercito ucraino. L'attuazione dell'ultimo accordo raggiunto a Minsk, fanno sapere Poroshenko, Land e Merkel, è un obiettivo chiave. Tutte le parti, inclusa la Russia, devono adempiere i loro obblighi, prima di tutto all'impegno del cessate il fuoco dalla mezzanotte di oggi. Il vero punto debole dunque è Debalcevo. La città in fiamme, hanno confermato le autorità di Donetsk. E proprio sull'assedio di Debalcevo c'è stato uno scambio di accuse tra Stati Uniti e Russia. L'ambasciatore americano ha reso pubbliche alcune foto satellitari che dimostrerebbero che a cannoneggiare la città sia l'artiglieria russa oltre confine. Accuse smentite dal Ministero della Difesa di Mosca, mentre il Ministero degli Esteri russo ha puntato il dito contro Washington e gli alleati occidentali, accusandoli di avere distorto il senso dell'accordo di Minsk. Tra meno di 3 ore dovrebbe scattare il cessate il fuoco previsto nell'intesa siglata appena 2 giorni fa ed il presidente ucraino Poroshenko ha lanciato un nuovo appello perché tutti rispettino gli accordi. Se non ci sarà la pace, ha detto, potremmo dover prendere la decisione difficile ma necessaria di imporre non solo a Donetsk e Lugansk ma in tutto il paese la legge marziale. Un appello che il leader dell'autoproclamata Repubblica di Donetsk ha già annunciato di non voler raccogliere. Alexander Zakarchenko ha bocciato gli accordi di Minsk. Fino a quando non ci sarà un documento chiaro e costruttivo, ha detto, il risultato non sarà buono. Rispetteranno invece gli accordi i separatisti dell'autoproclamata Repubblica di Lugansk.
Intanto il lavoro delle cancellerie internazionali non si ferma, ma le ore che accompagnano l'inizio della tregua sono la cronaca di nuovi combattimenti tra le parti. Almeno 120 nella sola giornata di oggi, decine le vittime, centinaia i feriti. Combattimenti sono in corso anche a Shirokino, un villaggio situato sulla costa del mare di Azov, una decina di chilometri ad est di Mariupol, la seconda città della regione di Donetsk controllata dalle autorità di Kiev. Veniamo alla politica di casa nostra, ancora una lunga maratona, quella della notte scorsa, che si è conclusa intorno alle 3 con la votazione di tutti i 40 articoli che di fatto riscrivono la Costituzione. Il primo ad esultare è stato Matteo Renzi, che ha twittato un abbraccio a gufi e sorci verdi. Ancora in questi minuti il Premier dice sarebbe stato un errore fermarsi, l'Italia era ferma da troppo tempo, ferma da 20 anni, possiamo fare anche senza Berlusconi. Eccolo il momento finale, colto dalla telecamera. Sono le 3 di questa mattina, la riforma costituzionale, quella che trasforma il Senato in Camera delle Autonomie, abolisce il CNEL tra le altre cose, passa alla Camera. Il segretario Premier, Matteo Renzi, twitta la sua soddisfazione. Grazie alla tenacia di deputati sono terminati i voti sulla seconda lettura della riforma costituzionale. Un abbraccio a gufi e ai sorci verdi, il messaggio spedito da Renzi ai suoi e agli altri, all'opposizione che in blocco da Forza Italia, la Lega, a SEL, ai 5 Stelle, diserta le ultime votazioni in polemica con la decisione di andare avanti con la seduta fiume. Che inizia così il pomeriggio di ieri. I banchi delle opposizioni sono vuoti, quelli della maggioranza stracolmi. Quel buco sull'estrema sinistra sono i posti di SEL. I voti, tanti, si ripetono uno dietro l'altro, il tabellone restituisce la spaccatura. Tra un voto e l'altro in aula sono diverse le occupazioni. Poco prima della mezzanotte il sottosegretario Lotti e il ministro Alfano si appartano per fare il punto, mentre il vicepresidente di Montecitorio Giachetti cerca di velocizzare le operazioni. Da favore 2 con 3, 317, la Camera respinge. Allo scoccare della mezza, mentre un commesso d'aula cambia la data, i deputati democratici Dal Moro e Nardi, trasgredendo il regolamento della Camera, riprendono i colleghi con lo smartphone. Non ci sono nelle loro immagini Fassina e Civati della minoranza PD usciti in polemica con la linea Renzi. Chiedono di fare altri sforzi per coinvolgere le opposizioni. Tanti della minoranza democratica, pur rimasti in aula, condividono un dissenso che potrebbe allargarsi ad inizio marzo al voto finale. Non ci presenteremo in aula, annuncia Boccia. È una sua posizione personale, noi i parlamentari li vogliamo riportare in aula, frena il bersaniano da Torre. Tutti ieri, rispettando l'ordine di scuderia, seguono le indicazioni del membro della Commissione Affari Costituzionali Alan Ferrari. Eccolo che festeggia così i 40 anni mostrando con il pollice il parere del governo sui singoli emendamenti. Anche a Maino Marchi, distratto dall'esibizione di Alex Britti, coinvolto forse dal testo. Al festival Britti canta che in una notte di fuoco si può cambiare il mondo. Notte lunghissima per Gea Schirò, crollata ad un passo dalla meta verso le 2 di notte. La sveglierà quasi un'ora dopo l'applauso liberatorio dell'Aula che saluta il voto finale alla riforma costituzionale. Un passo avanti, fondamentale, rivendica il giorno dopo il leader NCD Angelino Alfano. Sarebbe stato un grande autogol, un grande errore consegnare solo alla sinistra il risultato dell'aspettativa dei moderati italiani. Alfano spera di recuperare il dialogo con Forza Italia. Se si è interrotto però la colpa non è del PD, ribadisce il capogruppo democratico Speranza. Io penso che sia solo cambiato il Presidente della Repubblica e questo atteggiamento sinceramente è inaccettabile, perché ci fa pensare in maniera molto convinta che allora si stava al tavolo delle riforme non per l'interesse del Paese, ma solo per avere uno scambio sulla materia del Quirinale, e questo è sinceramente irricevibile per il Partito Democratico. Ma quell'aula, l'avete visto, era mezza vuota, mancavano le opposizioni che avevano già manifestato il loro dissenso proprio abbandonando l'aula. Oggi però hanno continuato a ribadire il loro sconcerto, la loro indignazione. Il Movimento 5 Stelle si è detto pronto a dimettersi e ha rivolto lo stesso appello anche alle altre opposizioni. Dimettetevi con noi, così facciamo cadere il Parlamento. Renato Brunetta risponde al Premier, che ironizza sui sorci verdi promessi al governo dal capogruppo forzista alla Camera, con un tweet tagliente. Ride bene chi ride ultimo, in Etruria e dintorni, scrive Brunetta.
Allusione alla vicenda della speculazione in borsa sulle azioni della Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, ora commissariata, che era presieduta dal padre del ministro Boschi e su cui la Consob ha aperto un'istruttoria. A Renzi finora è piaciuto vincere facile. Non sarà più così. Dovrà rimpiangere l'accordo con Berlusconi e Forza Italia, attacca Brunetta, che dopo l'abbandono dell'aula di Montecitorio da parte delle opposizioni per protestare contro il forcing imposto da Palazzo Chigi sulle riforme, lascia comunque aperto uno spiraglio. Dipende tutto dal Presidente del Consiglio, avverte. Se smetterà di fare il bullo noi ci saremo, se continuerà a fare il bullo, peggio per lui. Tutte le opposizioni, accomunate nella scelta dell'Aventino, accusano Renzi di bullismo per la sfida lanciata dal Premier in persona in piena notte nell'aula di Montecitorio durante la seduta Fiume. Il suo è un comportamento imbarazzante e irresponsabile. Fa il bulletto solo per garantire a lui e ai suoi la poltrona, commenta il capogruppo del Carroccio alla Camera, Massimiliano Fedriga. Questa cosa dei 40 voti di fila in aula, con la maggioranza che si applaude da sola, è grave e goliardica, nello stile del bullismo istituzionale di Renzi, insiste il leader di Selvendola, oggi in piazza, nella manifestazione a sostegno del governo greco di Tsipras. La sinistra PD cerca una mediazione per riportare in aula le opposizioni, ma il Movimento 5 Stelle invece rilancia con un appello sfida Forza Italia, SEL, Lega e Fratelli d'Italia a dimettersi. Noi siamo pronti a farlo, assicura Alessandro Di Battista, per far cadere il Parlamento e andare alle urne, ma siamo certi che le altre opposizioni non lo faranno, sono attaccate alle poltrone. Siamo orgogliosi di fare casino contro un governo che, mentre si suicidano gli imprenditori, io prima parlavo con un piccolo imprenditore che mi diceva che alla canna del gas, mentre si suicidano le persone in questo paese, sta parlando da 6 mesi di soglie di sbarramento, poltrone al Senato, poltrone alla Camera e poltrone nei consigli regionali. Questa è una riforma che non serve a niente. Adesso vi facciamo vedere delle fotografie straordinariamente normali, possiamo davvero dire così. Sono le fotografie che mostrano il capo dello Stato all'aeroporto di Fiumicino mentre si appresta a prendere un volo normale, appunto un volo di linea per recarsi a Palermo. La prima volta che accade dai tempi di Pertini, che appunto un capo dello Stato sceglie di viaggiare con un aereo di linea e non con l'aereo presidenziale, una cosa che naturalmente ha fatto felici i 5 Stelle, che subito hanno paragonato queste immagini rispetto al contestato volo utilizzato da Renzi per andare a sciare. E, insomma, vedete qui il capo dello Stato ripreso anche attraverso un telefonino, e poi è stata un'immagine che proprio la compagnia di bandiera ha postato via Twitter. Un passeggero normale, una persona speciale, buon viaggio presidente. Ed eccolo qui Mattarella che si recava in visita privata a Palermo. E adesso invece parliamo della manifestazione che si è tenuta a Roma questo pomeriggio, una marcia contro l'austerità e di appoggio al governo di Alexander Tsipras. A protestare contro le politiche economiche dell'Unione Europea c'erano Nichi Vendola, Susanna Camusso, Maurizio Landini, Stefano Fassina e Luciana Castellina, che ha parlato dal palco allestito davanti al Colosseo, dove il corteo è terminato. Secondo gli organizzatori, alla marcia hanno partecipato 30.000 persone. Alcuni manifestanti dei centri sociali si sono staccati dal corteo, hanno lanciato uova e pomodori contro il cordone di polizia che li attendeva nei pressi della sede a Roma, appunto, della Commissione europea. Tra i due gruppi non ci sono stati scontri, ma la via è stata oscurata da fumogeni rossi e blu scagliati dai manifestanti. Allora, adesso un altro argomento, ed è un argomento che riguarda la vita di molte persone, la cassa integrazione. Il 2014 si è chiuso con un monte ore di cassa integrazione richieste autorizzate pari a oltre 1,1 miliardi, che hanno investito oltre 530.000 lavoratori in cassa integrazione, appunto a 0 ore, per un taglio del reddito pari a circa 4,3 miliardi, ovvero all'incirca 8.000 euro netti in meno in busta paga per ogni lavoratore.
Nel 2014 diminuiscono le ore di cassa integrazione, quasi il 6% in meno rispetto all'anno precedente, una flessione che dovrebbe far gioire, invece, è un numero che certifica come la crisi che abbiamo attraversato è stata più devastante che mai. Infatti il segno meno dell'anno appena concluso è figlio dei dati ancor più allarmanti del 2013 che l'INPS ha dovuto ricalcolare. I numeri sono contenuti nell'ultimo rapporto sulla cassa dell'osservatorio CIG della CGIL. Nell'analisi è evidente come dal poco più di 1 miliardo di ore registrate nei precedenti rapporti si è arrivati a 1.182,3 milioni dell'anno appena concluso, di fatto dal 2008 al 2014 il totale delle ore ha superato i 6 miliardi. E questo invece è il grafico delle regioni, la più colpita è la Lombardia, 272 milioni di ore, seconda il Piemonte, terzo il Lazio, tra le regioni del sud la prima è la Campania. Poi ci sono i settori, quello meccanico, 378 milioni di ore e 181 mila persone a zero ore, e non va meglio al commercio, con 172 milioni di ore e 83 mila lavoratori, e ancora l'edilizia con 124 milioni di ore e 532 mila lavoratori. Torna dunque sotto accusa il Jobs Act. Secondo il segretario confederale della CGIL, Serena Sorrentino, il contenuto della riforma sul lavoro, così come è stato strutturato, è una follia. I sindacati chiedono al governo una riforma realmente universale. Dal canto suo l'esecutivo ribatte sostenendo che i sindacati difendono il posto di lavoro e non il lavoratore, e che la cassa integrazione non incentiva gli imprenditori a mettere mano alle aziende decotte. E sulla questione Jobs Act, in agenda c'è l'appuntamento del 18 febbraio, il ministro del lavoro Giuliano Poletti ha convocato una riunione con i sindacati e parti sociali, si cercherà di mettere mano all'attuazione della legge delega lavoro con particolare riferimento alla rideterminazione delle tipologie dei contratti. Andiamo a Catania, dove è morta la piccolissima, la neonata, la bimba che è stata rifiutata da tre ospedali perché non avevano un posto. I genitori, ma i parenti tutti, tornano a ripetere che vogliono giustizia, vogliono la verità. Nel frattempo, in queste ore, un altro caso a Napoli, una bimba di pochi mesi, dimessa dall'ospedale, tornata a casa, morta. Anche se deve attendere l'autopsia sul corpo di Nicole Di Pietro, sarà forse martedì, la procura di Catania ha le idee sufficientemente chiare, ma il comunicato di oggi è per forza cauto. Sulla base dei primi accertamenti e di una preliminare valutazione della documentazione, può ritenersi che la morte sia dipesa da una complessa serie di concause, sin dal momento del parto e delle terapie effettuate nelle primissime fasi di vita della bambina. Le valutazioni necessarie per ipotizzare le responsabilità penali sono compiute e domani, continua il procuratore capo Giovanni Salvi, si conoscerà il numero degli indagati. Fatti due conti, saranno una ventina. Almeno tre medici della clinica Gibino, dove Nicole era nata nella notte tra mercoledì e giovedì, l'anestesista, il pediatra e la ginecologa, forse anche il direttore sanitario e quello amministrativo. E poi i 5 primari e i 5 sanitari di guardia nelle unità di terapia intensiva neonatale tra Catania e Siracusa, quelle che, poiché al completo, negarono il ricovero alla bambina in condizioni gravissime. Sotto esame pure le posizioni degli infermieri e del dottore del 118 che indirizzò la neonata a Ragusa, i tempi e le modalità di utilizzo dell'ambulanza, l'adeguatezza del personale del mezzo rispetto all'emergenza che si prospettava. Dopodomani la nomina dei consulenti medici e mercoledì l'assessore regionale per la salute riferirà all'Assemblea regionale siciliana. Ferita dal ministro della salute Lorenzin, che ipotizza il commissariamento della sanità sull'isola, Lucia Borsellino vorrebbe dimettersi, ma il governatore Crocetta la trattiene. Entrambi sono trafitti dalle accuse dell'Associazione Medici Ospedalieri. Finiranno sotto inchiesta solo i medici, ma non siamo noi i colpevoli per le conseguenze della cattiva organizzazione della sanità in Sicilia. L'industria italiana piange, uno dei suoi grandi protagonisti è morto oggi pomeriggio a Monte Carlo, Michele Ferrero, 89 anni, proprietario dell'omonimo gruppo Dolciario, insomma il papà della Nutella. Una vita tra Alba, vicino Cuneo, sede dell'omonima storica fabbrica di cioccolato, la Ferrero, e la sua casa di Monte Carlo, dove si è spento questo pomeriggio all'età di 89 anni. Era un uomo schivo e gentile, Michele Ferrero, refrattario ai riflettori e ai giornalisti. Si fa fatica persino a trovare una sua intervista, c'è chi dice non ne abbia mai rilasciata una.
Tifoso del Torino, lui, profondo piemontese, adottato dalle Langhe, non ha mai avuto velleità politiche o mondane. Chissà cosa avrà detto quando l'anno scorso la rivista americana Forbes l'ha indicato come uomo più ricco d'Italia, il 23esimo del mondo, non un commento, non un'agenzia con una sua dichiarazione. La sua vita è sempre stato il suo lavoro, fino all'ultimo è stato al vertice del colosso che ha creato nel 1946 da un piccolo ramo d'azienda lasciatogli dal padre, un pasticcere che aveva un minuscolo laboratorio ad Alba e che per primo pensò di mischiare le pregiate nocciole che crescevano nella zona con cacao e cioccolato che comprava in Svizzera, dando vita alla vecchia crema Alba, che poi sarebbe diventata la crema spalmabile tra i simboli del Made in Italy all'estero. L'azienda, diventata un colosso del dolciario, non l'ha mai quotata in borsa, pur restando la sua l'unica multinazionale italiana presente in 53 paesi con 34.000 collaboratori e 20 stabilimenti. Una vita di lavoro condivisa con la moglie e i due figli, il maggiore Pietro è morto prematuramente nel 2011. La camera ardente sarà allestita proprio nel suo laboratorio, tra filtri e bollitori, cacao e noccioline tostate, ingredienti magici di quel cioccolato unico conosciuto in tutto il mondo. Lui è il mio padrone, diceva sempre Michele. Allora, ci fermiamo per la pubblicità. Voglio solo dirvi, in relazione alla sparatoria avvenuta a Copenaghen, che l'attentatore, a quanto appunto si apprende in questo momento dagli investigatori danesi, sarebbe uno solamente, si parlava all'inizio di due fuggitivi, invece sarebbe uno, e gli investigatori hanno anche diffuso una fotografia del presunto killer. State vedendo nelle immagini il luogo dove è avvenuta questa sparatoria. Ci fermiamo per la pubblicità. Non ci sono altre notizie, non ci sono altri aggiornamenti, possiamo dare subito la linea a Lilli Gruber e a 8:30. Noi, se volete, ci rivediamo domani sera. Arrivederci, buona serata.